Sboom ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Se metti ragazzi, oggi siamo tornati in un nuovo video post partita Benevento, Benevento Ascoli finita per il punteggio di 1-1, prima partita di Cannamaro. Volevo scusare con voi che non ho caricato il video dei pronostici di Serie A, l'ultimo che abbiamo fatto nell'ultima giornata, e questo perché insomma mi sono completamente dimenticato. Quindi nel prossimo pronostici del fantasy della Serie A sicuramente farò prima insomma quelli di 2 settimane fa e 2 o 3 settimane ormai, perché c'è stata pure la sosta, e poi faremo quelli dell'attuale settimana e quella prossima. Ok, quindi se non avete capito capirete quando farò i pronostici settimana prossima. E niente, parliamo di Benevento Ascoli, prima partita di Fabio. Niente, stadio carico, molto carico. E infatti sono appena tornato e molto carico, perché comunque c'era entusiasmo per l'arrivo di un campione del mondo, di un altro campione del mondo. Abbiamo avuto Inzaghi e anche un pallone d'oro per Cannavaro. Niente, c'era molto entusiasmo, molte persone, però la partita inizia male, malissimo, giochiamo proprio male, male, e paura più che altro. Prendiamo il gol dopo 6 minuti per il gol di Botteghin dell'Ascoli, e su calcio, cioè su punizione, cross, Botteghin tipo Smalling contro l'Inter, l'ultima partita. Insomma, impauriti in campo dopo quel gol ancora di più, perché prendere gol dopo 6 minuti ovviamente non è mai buono. E niente, non facciamo tiri, non facciamo niente. Il primo tiro, infatti, al 45esimo su un calcio d'angolo, un mezzo colpo di testa, quasi quasi gol. In realtà stava quasi per entrare, però al primo tiro Ascoli giochicchia, fa qualche azione, ma niente di neanche loro. Secondo tempo iniziamo subito con una cattiveria, si vedeva che eravamo entrati con tutta un'altra testa. Entra Schiattarella, esce Forte, entra Simi, entra Ciano, no, Ciano già c'era, entra Farias, però quello mi sa dopo, e no, forse no, subito è entrato. E tutta un'altra cattiveria, su ogni pallone noi corriamo, mettiamo il piede, non lo tiriamo indietro come nel primo tempo. E niente, tutta un'altra cattiveria. 48esimo, palla di Letizia dalla sinistra, e Simi incorna di testa, e parata il portiere. Non so se se l'è mangiato Simi o l'ha parato proprio il portiere, però fatto sta che spizzata di testa di Ciano, ma palla va a Ciano, spizzata di testa, e Farias a porta vuota la butta dentro sul punteggio di 1-1. E niente, esultanza liberatoria del Benevento, soprattutto nello stadio che alza la voce e fa sentire il coro. E niente, oltre a questo, subito dopo il gol abbiamo provato a fare qualcosa e abbiamo continuato a giocare. Cioè, continuato soprattutto, come vi ho detto, a andarci duro sul pallone senza tirare il piede indietro. Però dopo il 45esimo fino al 70esimo abbiamo fatto così. Dopodiché la partita si è un po' ammosciata, non c'è stata quasi più un'occasione, qualche azione negli ultimi minuti su cross, su calci punizione, su calci d'angoli, ma niente di che. Parate pazzesche di Paleari su un fuorigioco che non era fuorigioco, secondo me, così mi hanno detto, e a caso l'hanno vista bene, e quindi se non la parava probabilmente dopo l'avrebbero vista al VAR, avrebbero dato il gol. Quindi Paleari, vabbè, lo sappiamo quanto è forte. Oltre a questo, peggiore in campo Samuele Veseli, che infatti è uscito 20 minuti su un infortunio, non so se era vero o no. E niente, quindi per tornare insomma alla forma che avevamo 2 anni fa praticamente, e ci vorrà un po' di tempo. Già l'ha detto Cannavaro, molti giocatori devono recuperare la forma, non hanno tutti i minuti di gambe, così come Farias, Schiattarella, infatti erano partiti dalla panchina. E niente, quindi dobbiamo continuare così, con la cattiveria giusta dei primi 20 minuti del secondo tempo, e va bene la prima, e andiamo a vincere la Südtirol e torniamo grandi e prendiamoci questo campionato, che sarà molto difficile. Grazie, spero che questo video vi sia piaciuto, grande Fabio. Se vista cattiveria è quella che ci deve essere, e niente, qualche acquisto a gennaio ci sta, e niente, ciao ragazzi.